baby! Shh. Ehi ragazzi, Cyborg ha appena inventato una cosa eccezionale! Non può aspettare, stavo per bandire definitivamente Bibi in un'altra dimensione! Sì, puoi bandirlo dopo, guardate, ho creato un programma informatico che analizza tutti i tratti della vostra personalità e li accoppia con il supereroe ideale! E perché hai sprecato tempo con quella cosa? Perché Robin voleva dimostrare di essere perfetto per Estella. Va bene, allora cominciamo. Siamo sicuri che sia saggio lasciare decidere alla macchina chi amiamo? Invio! E il compagno ideale di Stella è... Fa che sia io! Aquaman! Acqua... cosa? Io... perché lei... sono io... cosa? Ah, prendi questo! Tieni! Robin! Il ragazzo meraviglia. Riconoscimento vocale attivato. Ragazzo meraviglia. Bene, subito al lavoro. Che cos'è? Caro ragazzo meraviglia, grazie di fare da caverna sitter, c'è del succo di frutta, baci baci Batman. Accidenti, succo di frutta! Come hai fatto a entrare nella Batcaverna, a superare gli allarmi, i sensori e i trabocchetti? Hai lasciato la porta aperta. Ha ragione Corvina, noi non siamo persone fantastiche. A chi importa cosa dice lei? A me, Cyborg, e mi interessa tanto. Siamo davvero patetici. C'è solo un posto dove andare quando non si è ok. Scuola per fantastici! Benvenuti alla scuola per fantastici! Io sono il professore! È tempo di essere belli d'ora in poi! Non è tutto quello che vuoi! Mescolate talento e fascino e sarete più belli che mai! Ehi hey, Titans! Sì! Titans! Sì! Che belli dietro che ho! Cosa? È bel doppia L ed O! Oh, che cos'è questo odore? Bello! 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 Super bello! Titans, dov'è la minaccia? Minaccia? Di che stai parlando? Hai chiesto il mio aiuto. Sì, per i gamberetti. Grazie. Frittura di gamberi in arrivo e vai! Oh, no. Devi assaggiarli, fratello. I ciccini sono così gustosi. Uno dei ciccini era il mio partner. Era una scheggia impazzita, ma ha sempre concluso il suo lavoro. Il tuo partner è delizioso! Dimmi, i tuoi compagni mangiano sempre gli amici degli altri? Solo quando hanno fame. Tolto questo, sono una forza. Specie una certa persona. Vuoi dire quello col cappuccio? Non è un lui, è una lei! Ehi! Visto? È una persona un po' cupa, il che non guasta, ma ha anche quella certa luce interiore, mi spiego? Ah, peccato che giochi a fare l'insensibile. Fammici parlare. No, sul serio? Finalmente ho uno sponsor! Eila! Sponsorizzami, fammi pubblicità! Il tuo mantello è da mozzare il fiato. Cosa? Cosa? Fa risaltare i tuoi bellissimi occhi.
Per favore, smetti di parlare. Sì, smetti di parlare, bello! Posso dire? Non somiglia a nessun'altra. Cosa hai intenzione di fare? Non funzionerà. E anche nel caso, come la metteresti con questo? Sono impegnativa. Stasera, tu, io e il mare. Scordatelo. Wow! Wow, 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 wow! Che cosa è successo? Aqualad ha appena chiesto a Corvina di uscire con lui. Che cosa crudele! Colpa tua che ti sei fidato di un pirata. Sì, no, cosa? Perché dici che è un pirata, Cyborg? Il tipo viene dal mare, no? E? Ed è un pirata! Diglielo, Stella! Cos'è un pirata? Un tipo di crostata? Ragazza, tu hai qualcosa! Un pirata è uno spaccone! Ha la benda sull'occhio, la gamba di legno, una barbaccia, il pappagallo sulla spalla, la spada, i tesori, l'uncino, un sorriso finto e un bucaniere! Oh! E uno ha appena rubato la ragazza di Bibi! Un pirata ha rubato la mia ragazza! Chi è questa gente? Loro sono gli scagnozzi. Questi scagnozzi sono davvero dei gran lavoratori. Ehi, scagnozzo, grigliami del formaggio. Grigliane due. Perché non avevamo gli scagnozzi anche quando eravamo gli eroi super? Gli eroi non hanno gli scagnozzi, hanno gli aiutanti e credetemi, è molto strano. Tutto questo non è grandioso? Fare quello che vogliamo quando lo vogliamo? Sto aspettando che un'allerta crimine ci rovini tutto. Ma non dobbiamo più rispondere alla chiamata. Ora siamo noi a farla. Allora facciamo un po' di chiamate, belli. Allerta crimine. Adoro essere cattiva! Ehi, che ora è? È arrivata l'ora della non carne, sì! Non posso, sono impegnata in una relazione col Chili. La non carne mi disturba la pancia. Voglio sapere davvero che ora è. Oh, so già che Corvina non vuole niente. Voglio la non carne. Davvero? Sì. Dal momento che sono parole tue, Corvina. La non carne viene da me? Hai deciso di partecipare alle attività inutili di Bibi. Perché sei così buona, Corvina? Ma non lo so. Qualunque sia la ragione, sappi che per me significa molto. E ora tofu in faccia! Oh, conosco quello sguardo, Bibi, corri! Non lasciarmi in sospeso! Sì! Bibi, sei tanto divertente! Che cosa mi sta succedendo? E così tu è il vecchio re del mare, eh? E chi l'avrebbe detto? Non do alcun credito alla tua macchina, ma ammetto che Aquaman possiede effettivamente delle qualità ammirevoli. E un fisico spaziale. E non è certo l'unico. Non riesco a credere al mio occhio! Sto riuscendo a vedere attraverso i vestiti! Non indossi la maglia! E neppure i pantaloni. Già, sono appena tornato dalla piscina dove ho fatto 200 vasche. In vita mia non avevo mai visto niente di così pallido! Oh, che riflessi! Mi stanno accecando! Sto diventando cieco! Devo andare a dar da mangiare a Silky, scusate. Beh, prima che tu te ne vada, le uscite della stanza sono... lì e lì. Oh, ho pestato una gomma, ma guarda che polpaccio, taglia i diamanti. Non sono mai stato così a disagio! Fatemi uscire! Fatemi uscire! Colleghi consumatori, non dovete necessariamente comportarvi da selvaggi... Oh! Ehi, ci sono tantissimi televisori! Oh, a che cosa serve riuscire ad acquistare un computer poco costoso soltanto per poi perdere l'essenza delle vostre anime? Un fantasma! Sì, sono il fantasma del Black Friday del futuro e bla bla bla. Andiamo. Sei venuta fin qui per esaltare le virtù del Black Friday? No, ti mostrerò quello che accadrà se non cambierai atteggiamento. Oh, i miei amici!
Stanno conducendo un'indagine criminale in questo brutto vicolo. Senza di te hanno pagato molto i loro acquisti e ora vivono nella sporcizia. No! Dov'è finito l'amico Cyborg? L'hanno calpestato per un PC al 90%. Era un ottimo affare. No! No! Cambierò subito atteggiamento! Ti prometto che onorerò il Black Friday nel mio cuore! Oh, ti prego, spirito, ti prego! Cosa? Ehi, tu, signore! Che giorno è oggi? È il Black Friday, signorina. Significa che non è ancora troppo tardi per cambiare le cose? Levati di torno! Voglio quella! Direi che è finito male! Tanti saluti ai miei punti premio! Peccato, ci è mancato poco! Prezzi bassi, bassi prezzi! Stella Rubia! Andiamo a caccia di affari! Su! L'attrezzatura audio! La prenderò io! Oh! Ehi, bella faccia! Grazie! Bel trucco di magia! Oh, che bel bambino! Grazie, buonissimo l'hot dog! Corvina, i fiori? Ti sta piacendo veramente? Essere bravi è davvero bello! È la miglior cosa che tu abbia fatto per me! Oh, ti prego! Lo dici solo per colpa della maledizione che ti ho fatto! No, papà! Non è per quello che sono ancora buona! Non è questo che volevo! Devo levartela subito! Devi riuscire a prendermi! Dammi la maledizione! Ah, se è la cosa migliore da fare! Oh no! Ho io la maledizione! E io sono di nuovo normale! Ora, se non ti dispiace, apprezzerei molto se non mi dessi più fastidio! Oh, ma certo, tesoro! Hai bisogno dei tuoi spazi! Io ti capisco molto bene, trottolina! Adesso sono bravo! Il mio piano si è ritorto contro di me! Già, volevo dirti che era stupido, ma non potevo perché non era gentile. Ecco perché servono i brattivi, papà. Così i babbei non fanno stupidaggini di continuo. A proposito, devo andare. Papà, buona giornata. Allora, cosa volevi farmi vedere? Questo. E con questo dovrei cadere ai tuoi piedi perché mi mostri dei pesci che ballano. Oh, guarda, sono così adorabili. Sembra l'inizio di un musical. Che cosa romantica, dovrei baciarti. Ora vedrai. Intenso? Il cerchio della vita, baby. Sapevo che avresti gradito. Quasi non riesco a crederci, ma per la prima volta ho la sensazione che qualcuno mi capisca. Dovresti abbassare il cappuccio più spesso. Grazie. Beh, sarà meglio che... Sì. Che c'è? Giù le mani dalla mia ragazza! Corvina vuole qualcuno che abbia la sua intensità. Anch'io so essere intenso!
felicità! Oh, devo fare un pisolino! Ma tu, sta alla larga dalla mia ragazza, ok? Ma cos'è questo odore? Probabilmente senti i miei feromoni, il mio profumo chimico. So cosa sono i feromoni, ma io sento puzza di pesce marcio! Non riesco a respirare! Oh, sto per vomitare! Ciao, Stella! Salve, Robin! Ti piace questo profumo? Ehi, vuoi suonare? Sembra che il negozio sia chiuso. Oh, guarda, ha appena aperto. Wow! È stato molto divertente. Finalmente ho capito come dimostrare che non sei in prigione. Ma davvero? Proprio così. E ora dimmi, come puoi essere in prigione se sei all'aria aperta? Questo è il cortile del carcere. E dove sarebbe la recinzione? Beh, non puoi vederla perché è una prigione molto grande. Già, non hai mai visto un carcere tanto grande prima d'ora? Certo che sì, ma questa non è una prigione. Questa qui è una città e io te lo dimostrerò. Sta zitto o mi metterai nei pasticci con le guardie. Invitati, chiedo la vostra attenzione, vorrei parlarvi. Questo matrimonio con il Chili è super stupido. Ecco, qualcuno doveva dirlo. Sapevo che lui non era abbastanza per te. Io l'avevo pensato, ma non volevo essere cattivo. Anch'io, Cyborg, anch'io. Hai appena rovinato il mio matrimonio con Chili, Corvina! Grazie. In realtà non sono innamorata di lui. Beh, qualcuno deve essere quella brattiva. Forza, forza, Chili. So che sei ferito ora, ma la ragazza giusta per te è ancora lì fuori. Andiamo a prendere un gelato. Questo è bellissimo. In effetti eravamo destinati a stare insieme. Non sono mai stato così felice. Wow, 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 wow! Fermi, non correte! C'era un piccolissimo, minuscolo, microscopico errore nel mio programma per le coppie. Vuoi dire che potrei non essere la compagna ideale di Bibi? C'è un modo per scoprirlo! A quanto pare la coppia perfetta è Bibi con... un graffiatoio! Un graffiatoio? Ehi, i computer non sbagliano mai! Come ho potuto essere così cieco? Ah. Un attimo, ma allora anche il compagno ideale di Stella non è Aquaman? Potrei essere io, dopo tutto! L'ideale per Stella è... anche per lei un graffiatoio! Il problema non era poi così minuscolo. Io non credo. A me sembra perfetto. Il palo per graffiare ormai è destinato a stare con me. Ce l'avevo prima io. Ah!
è solo tempo perso.